Buongiorno a tutti, eccoci qui per il secondo incontro del ciclo formativo La Didattica dedicato ai temi del PNRR. Siamo oggi qui in compagnia dell'avvocato Vito Vacca per andare ad approfondire i temi degli interventi specifici nel PNR pensati per gli enti locali. La giornata di oggi si strutturerà in due occasioni di confronto, una prima appunto su tutti gli interventi passati in rassegna per gli enti locali e una seconda parte in cui andremo un po' più nel dettaglio su quella che è l'assistenza tecnica pensata per gli enti locali. Ricordiamo che il webinar di giovedì scorso è disponibile online, vi manderemo adesso in chat tutti quanti i riferimenti che dovreste comunque aver ricevuto anche per email. Per completezza, ve li manderemo anche adesso qui in chat. Prima di lasciare la parola all'avvocato Vito Vacca, vi chiedo ovviamente di continuare a scrivere tutte le vostre domande sulla chat che verranno presentate al docente, che si riserva una decina, 10-15 minuti alla fine dell'incontro, quindi prima del termine delle 2 ore, per rispondere a quelle che riterrà più rilevanti, congruenti con i temi trattati e non risposte nel corso della presentazione. Lascio quindi la parola all'avvocato Vito Vacca. Ricordiamo un'esperienza trentennale sui fondi europei e collaborazioni con ministeri, città, regioni, province, camere di commercio, business school, università, chi più ne ha più ne metta, testate televisive e giornalistiche. Avvocato, a te la parola Vito e buona lezione a tutti quanti. Grazie, grazie Barbara, buongiorno, buongiorno a tutti. Ricordo a tutti che avete ricevuto il link dal Formez, da Linea Amica, e a questo link voi potete visionare il video del 12 maggio, quindi della sessione del webinar precedente, e allo stesso link trovate anche le due presentazioni relative a PNRR articolazione, PNRR attuazione, più ripeto, il video del primo webinar del 12 maggio. Iniziamo oggi invece il secondo webinar che riguarda appunto gli interventi specifici per gli enti locali all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allora, diciamo subito che la mole importante di risorse tocca una serie di interventi che riguardano gli enti locali, che vanno dalla cultura al turismo, dall'organizzazione interna degli uffici, agli alloggi sociali, a tutta una serie di cose. E come vediamo in fondo su questa slide, però il problema è che, come abbiamo già detto, le risorse del PNRR vanno utilizzate in 5 anni. Luglio 2021, giugno 2026, e durante questi 5 anni si somma la chiusura della programmazione 14-20, che andrà realizzata entro dicembre 2023, e la partenza che si sta avviando della programmazione 2021-2027 dei fondi europei, diciamo tradizionali, FESR, FSE. Quindi porre PON. Ecco perché, come dire, bisogna stare particolarmente attenti a che poi queste risorse possano essere utilizzate nei tempi contingentati e ristretti che abbiamo a disposizione. Vedete qui l'indice dei temi, degli argomenti che toccheremo in questa prima presentazione. E quindi iniziamo subito con una riforma. Voi sapete che nel PNRR ci sono investimenti e riforme. Questa nella missione 1, componente 1, è la riforma 1.2, finalizzata a creare una struttura di supporto alla trasformazione, composta da un team centrale, da un gruppo di lavoro con competenze di project management,
al fine di, diciamo, supportare le pubbliche amministrazioni locali, e quindi questo gruppo di supporto darà appunto assistenza alle amministrazioni locali o anche ad aggregazioni di comuni su progetti di migrazione dati che raggiungano una massa critica sufficiente. Ma poi vedremo, per esempio, vedremo nel prossimo seminario, nel prossimo webinar, la prossima settimana, invece poi tutto quello che c'è sulla digitalizzazione per la PA. Nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione è prevista anche un'azione specifica a supporto delle medie amministrazioni locali, quindi province e comuni da 25.000 a 250.000 abitanti, sulla base del modello per il futuro degli ambienti di lavoro che è stato definito in una comunicazione della Commissione europea, la 7450 del 2019, ed è denominata questo nuovo modello Behaviors, Bricks and Bytes, tre parole inglesi che significano comportamenti, quindi behaviors, una revisione dei processi decisionali organizzativi che quindi poi portano a cambiare i comportamenti delle persone. Due, bricks, che come sapete in inglese significa mattone, al plurale mattoni, e quindi una riorganizzazione degli spazi fisici di lavoro, e tre bytes, che come sappiamo sono l'unità informatica elementare, quindi una crescente digitalizzazione delle procedure. È prevista l'acquisizione di competenze specifiche tramite la formazione attraverso l'immissione in ruolo di nuovo personale. Le risorse del PNRR finanziando i progetti pilota in questo senso, mentre l'azione sistematica a livello nazionale potrebbe avvalersi delle risorse della programmazione 2021-2027. Quindi si partirà con queste risorse del PNRR per pensare poi a una maggiore estensione di questo tipo di intervento con le risorse della programmazione ordinaria 2021-2027. Arriviamo quindi alla missione 1, componente 3, che riguarda il turismo e la cultura. Prevede un'ampia serie di interventi che possono interessare i comuni. Vediamo quali sono quelli più rilevanti. Allora, intanto l'investimento 1.2, rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi di proprietà comunale, e l'investimento 1.3, migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei di proprietà comunale. Sempre nella missione 1, componente 3, turismo e cultura, abbiamo anche l'investimento 2.1, che molti di voi conosceranno, quello sull'attrattività dei borghi. È un investimento che, come dire, mira a valorizzare piccoli comuni, borghi decentrati, che hanno un alto potenziale turistico che ad oggi l'Italia non ha valorizzato al meglio, e rientra questa azione all'interno del Piano Nazionale Borghi, che è un programma di sostegno allo sviluppo economico e sociale delle zone svantaggiate, basato sulla rigenerazione culturale di piccoli centri e sul rilancio turistico. Ecco, c'è stato già un primo bando sull'attrattività dei borghi che si è chiuso il 15 marzo 2022, e poi seguirà un secondo bando per le attività che potranno insediarsi all'interno di questi borghi recuperati. Le cose che finanzia questo intervento sono anche l'eliminazione delle barriere architettoniche, il miglioramento dell'arredo urbano, nonché la creazione di itinerari tematici, percorsi storici, visite guidate e così via. E dicevo, in ultimo, saranno introdotti sostegni finanziari per le attività private di tipo culturale, creativo, turistico e commerciale,
agroalimentare e artigianale che potranno insediarsi in questi borghi recuperati e ristrutturati per valorizzare appunto il territorio. E arriviamo all'investimento 2.3, programmi per valorizzare l'identità dei luoghi. Parchi e giardini storici contribuiscono a migliorare la qualità della vita, facendo leva su beni culturali e promuovendo una vasta azione di rigenerazione di parchi e giardini storici come hub di bellezza pubblica, nonché luoghi identitari per le comunità urbane. Sono questi i fattori chiavi nei processi di rigenerazione urbana comunale. Si tratta pertanto di un intervento che per la prima volta ha carattere sistematico per una corretta manutenzione, gestione e fruizione di circa 5.000 ville, parchi e giardini storici protetti. Molti di questi sono di proprietà pubblica, anche comunale, ma spesso si trovano in condizioni critiche. Sono destinate risorse per la rigenerazione di questi luoghi e la formazione di personale locale che possa curarli e preservarli nel tempo. Passiamo adesso a una delle criticità, dei punti più importanti, critici per i comuni, che è la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e di ammodernamento degli impianti esistenti. E la missione 2, componente 1, investimento 1.1 del PNRR, e quindi riguarda sistemi di gestione dei rifiuti urbani che, come sappiamo, risultano spesso molto fragili e caratterizzati da procedure di infrazione europee in molte regioni italiane, nel senso che noi ogni anno paghiamo milioni di euro a Bruxelles di multe per infrazioni nel settore dei rifiuti. In particolare nel centro-sud il sistema risulta carente di una rete di impianti di raccolta e di trattamento che sia in linea con la normativa europea. Gli investimenti proposti mirano a colmare i divari di gestione dei rifiuti relativi alla capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le diverse regioni e aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di recuperare i ritardi per raggiungere i nuovi obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale. Ad esempio, i target che Bruxelles ci dà sono 65% di raccolta differenziata al 2035 e massimo 10% di rifiuti in discarica. Per questo motivo, circa il 60% dei progetti si focalizzerà su interventi nei comuni che sono ubicati nel centro-sud dell'Italia, che, come abbiamo detto, sono la parte più debole negli impianti di gestione e di trattamento dei rifiuti. Alla realizzazione di questi nuovi impianti di gestione dei rifiuti e di ammodernamento dell'impianto esistente è collegata anche una riforma, che è la riforma 1.3, supporto tecnico alle autorità locali, inclusi i comuni. Uno dei principali ostacoli alla costruzione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti è la durata delle procedure di autorizzazione e delle gare d'appalto. I ritardi sono spesso dovuti alla mancanza di competenze tecniche ed amministrative del personale delle regioni, delle province e dei comuni. Il Ministero per la Transizione Ecologica, nonché il Ministero per lo Sviluppo Economico, assicureranno il supporto tecnico agli enti locali, quindi parliamo delle regioni, delle province, dei comuni, attraverso società interne, società in-house. Inoltre, il Ministero per la Transizione Ecologica svilupperà uno specifico piano di azione al fine di supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione dei criteri, scusate, ambientali minimi CAM fissati dalla legge alle procedure di gara. Quindi vedete che anche in questo caso si va a sommare l'investimento con una riforma che ha il compito appunto di agevolare poi le procedure e le cose da fare.
e arriviamo alle piste ciclabili urbane e turistiche che sono previste dalla missione 2, componente 2, investimento 4.1. Il numero di ciclisti è in costante crescita. Dal 2013 al 2018 c'è stato un più 40%, oltre alla diffusione di un mezzo di trasporto non inquinante, che sappiamo la bicicletta è un mezzo di trasporto non inquinante, e rappresenta inoltre una fonte di indotto economico del valore di 7,6 miliardi di euro ogni anno, perché è una delle poche produzioni che negli anni non sono state esternalizzate, non sono state delocalizzate all'estero, e la stragrande maggioranza delle biciclette viene fabbricata in Italia, quindi c'è un vantaggio per l'ambiente, c'è anche un vantaggio economico per la filiera produttiva. A causa dell'emergenza Covid-19 si prevede una crescita ancora più pronunciata del settore, con un aumento dei ciclisti che nel solo 2020, primo anno della pandemia, è aumentato di un ulteriore 20% rispetto al 2019. Lo dico per tutti, non dimenticheremo né le città metropolitane e né le province, perché man mano che andiamo avanti, toccheremo le città metropolitane e toccheremo le province. Per le regioni il discorso è diverso, perché al contrario dei POR, dei programmi operativi regionali, quindi FES, FSE, dove le regioni hanno un ruolo chiave, perché le risorse sono allocate a livello regionale, come spiegavo nel webinar precedente, nel PNRR le risorse sono a titolarità dei ministeri centrali, quindi le amministrazioni centrali titolari delle risorse sono i ministeri e i dipartimenti della Presidenza del Consiglio. Questo fa sì che ci sia un ruolo delle regioni, ma nel PNRR le regioni non hanno un ruolo così importante come quello che invece abbiamo nei fondi strutturali, nei fondi SIE. Quindi, ripeto, c'è un ruolo regionale, ma è di minore importanza rispetto ai POR, mentre in questa presentazione vedremo fra poco gli investimenti mirati per le città metropolitane e per le province. Rimanendo sempre sul discorso piste ciclabili urbane e turistiche, l'intervento si pone l'obiettivo di facilitare e promuovere ulteriormente la crescita del settore tramite la realizzazione e la manutenzione di reti ciclabili in ambito urbano e metropolitano, regionale e nazionale, sia con scopi turistici e o ricreativi, sia per favorire gli spostamenti quotidiani e l'intermodalità, garantendo la sicurezza. La misura ha anche l'obiettivo di migliorare la coesione sociale a livello nazionale, con il 50% risorse destinate al Sud. Nello specifico, la misura prevede la realizzazione di circa 570 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e di circa 1.250 km di piste ciclabili turistiche. Passiamo alla missione 2, componente 2, investimento 4.2, sviluppo del trasporto rapido di massa. Le auto private sono il mezzo di trasporto più utilizzato in Italia nel 2019. Su 36 milioni di persone over 18, quindi maggiorenni, almeno 2 persone su 3 hanno usato ogni giorno l'automobile, quindi c'è una forte propensione all'uso del mezzo privato, e l'utilizzo delle auto private sul totale dei viaggi è di oltre il 60%, mentre l'utilizzo di sistemi pubblici di trasporto è solo intorno al 10%, con conseguente congestione del traffico, soprattutto nelle aree urbane, oltre a maggiori problemi legati all'inquinamento.
la misura si pone il problema di ridurre le problematiche legate al trasporto su auto tramite sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa che spostino la domanda di mobilità dalle auto private. La misura prevede la realizzazione di 240 km di rete attrezzata per le infrastrutture del trasporto rapido di massa, suddivise in 11 km di metro nuovo, 85 km di tranvie, 120 km di ferrovie e 15 km di funivie, per un totale, ripeto, di 240 km di nuova realizzazione. Il focus dell'intervento sarà principalmente sulle aree metropolitane delle maggiori città italiane. L'obiettivo è ottenere uno spostamento di almeno il 10% del traffico dalle auto private al sistema del trasporto pubblico. Arriviamo allo sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica. Abbiamo la missione 2, componente 2, investimento 4.3. Lo sviluppo di mobilità basata su veicoli elettrici rappresenta una rilevante opportunità di decarbonizzazione del settore, ma ad oggi è molto limitata e incide soltanto per lo 0,1% sul totale dei veicoli, quindi la transizione verso le auto elettriche. Per raggiungere gli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione è previsto un parco circolante di circa 6 milioni di veicoli elettrici al 2030, per i quali si stima siano necessari 31.500 punti di ricarica rapidi pubblici, scusate, punti di ricarica rapida pubblici. Al fine di permettere la realizzazione di tali obiettivi, l'intervento è finalizzato allo sviluppo di 7.500 punti di ricarica rapida in autostrada e di 13.755 punti di ricarica in centri urbani, oltre a 100 stazioni di energia, scusate, a 100 stazioni di ricarica sperimentali con tecnologie per lo stoccaggio dell'energia. Quindi anche qui vedete un grosso intervento per avere i punti di ricarica per le auto elettriche. E arriviamo alla missione 2, componente 2, investimento 4.4, il rinnovo della flotta con autobus a basso impatto ambientale avviene accelerando l'attuazione del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile e prevede il progressivo rinnovo degli autobus per il trasporto pubblico locale e la realizzazione di infrastrutture di ricarica dedicate. In particolare è previsto l'acquisto entro il 2026 di ben 3.360 autobus urbani a basse emissioni. Circa un terzo delle risorse sono destinate alle principali città italiane. Quindi, come vedete, inizia ad emergere il discorso delle città, che ora ritroveremo. Missione 2, componente 4, investimento 2.2, efficienza energetica dei comuni, quindi interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. L'investimento aumenterà la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi di portata piccola e media da effettuare nelle aree urbane. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l'adeguamento degli edifici, l'efficienza energetica e i sistemi di illuminazione pubblica.
siamo alla missione 2, componente 4, investimento 3.1, che riguarda la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano in linea con le strategie nazionali ed europee. Questa linea di intervento prevede una serie di azioni su larga scala per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove, anche al fine di preservare e valorizzare la biodiversità e i processi ecologici legati alla piena funzionalità degli ecosistemi. Si prevedono una serie di azioni rivolte principalmente, eccolo qui, alle 14 città metropolitane, ormai sempre più esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, con evidenti effetti negativi sul benessere e sulla salute dei cittadini. La misura include lo sviluppo di boschi urbani e periurbani, prevedendo di piantare almeno 6,6 milioni di alberi per 6.600 ettari di foreste urbane. Quindi vedete come questo investimento sia principalmente dedicato alle 14 città metropolitane dislocate in tutta Italia. Allora, per ciò che riguarda, faccio una piccola digressione, per ciò che riguarda i problemi interni all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di cui vedo ora qui nelle domande, la seconda parte di oggi è dedicata agli strumenti di assistenza tecnica, quindi prendendo atto e prendendo coscienza della debolezza che si è realizzata soprattutto negli ultimi 20 anni dell'amministrazione pubblica, perché come sappiamo c'è stato il blocco del turnover, il blocco delle assunzioni, quindi abbiamo avuto una situazione di riduzione del personale, invecchiamento del personale che attualmente lavora e quindi prendendo atto delle criticità che attualmente ci sono stati varati. Ne parlavamo anche la volta scorsa, una serie di strumenti che vanno per esempio alla velocizzazione dei concorsi attraverso la digitalizzazione dei concorsi stessi, il portale INPA per velocizzare l'accesso attraverso un portale stile LinkedIn all'interno della pubblica amministrazione e la seconda parte di oggi nella quale ci focalizzeremo sugli strumenti di assistenza tecnica che servono appunto a supportare le amministrazioni pubbliche nell'implementazione degli investimenti del PNRR. Quindi è chiaro che si è preso, c'è contezza, c'è consapevolezza, come dire, della debolezza della PA italiana che è stata, come dire, negli ultimi 20 anni molto trascurata, diciamo così, con i tagli lineari e tutto quello che c'è stato, blocco delle assunzioni, per cui è chiaro che ci concentriamo poi sulla seconda parte di oggi, del webinar di oggi, sulle azioni di supporto attraverso l'assistenza tecnica. Siamo quindi giunti alla missione 4, componente 1, investimento 1.1, piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi ed educazione e cura per la prima infanzia. Con questo progetto si persegue la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa, sia dalla prima infanzia, sin dalla prima infanzia, per offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando
la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e vita professionale. La misura consentirà la creazione di circa 228.000 posti in queste strutture, quindi per bambini nelle scuole dell'infanzia, negli asili, eccetera. Quindi la realizzazione di 228.000 posti. L'intervento verrà gestito dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Interno. L'intervento verrà realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei comuni che accelereranno le procedure selettive e condurranno la fase della realizzazione e della gestione delle opere. E arriviamo alla missione 4, componente 1, investimento 3.3, che riguarda l'edilizia scolastica e in particolare il piano di messa in sicurezza e di riqualificazione dell'edificio scolastica per ben 3,9 miliardi di euro, quindi quasi 4 miliardi. Mira a favorire anche la riduzione dei consumi energetici. Il Ministero dell'Istruzione gestirà il processo di selezione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti approvati. Ma la realizzazione concreta degli interventi sarà a carico degli enti locali che sono proprietari degli edifici scolastici pubblici, con l'obiettivo di ristrutturare una superficie complessiva di 2 milioni e 400.000 metri quadrati di edifici in tutta Italia. Allora, vi faccio presente che questo, diciamo, grande piano per l'edilizia scolastica ha già previsto un bando per la progettazione dei nuovi edifici. Forse avrete visto in televisione la presentazione da parte del ministro con famosi architetti che hanno, come dire, progettato queste nuove tipologie di scuole, queste nuove strutture per l'Italia del domani. Vi faccio presente che questi bandi sono tutt'oggi, ad oggi, aperti e per i lavori di sistemazione e di ristrutturazione la scadenza è al 31 agosto 2022, mentre per la realizzazione di nuovi edifici la scadenza delle domande è al 31 dicembre 2022. Quindi, se come enti locali, come comuni, avete degli interessi relativi agli edifici scolastici, vi ricordo che sono i bandi attualmente aperti con le prossime scadenze al 31 agosto 2022 e al 31 dicembre 2022. Quindi, chi fosse interessato, sul sito di Italia Domani, ma anche con il supporto di Linea Amica Digitale, trovate tutti i riferimenti, le scadenze e trovate gli avvisi pubblici, quindi i bandi a cui ci si può candidare. Ripeto, sull'edilizia scolastica e questi avvisi pubblici sono attualmente aperti, ci si può candidare. Leggo una domanda sulla reazione, diciamo, sono soprattutto interventi di efficientamento energetico e di cablatura informatica per, diciamo, le strutture esistenti, però anche qui se vi andate a guardare l'elenco delle cose che si possono fare, c'è quasi tutto che si può fare, ovviamente deve essere legato a una finalità di efficientamento energetico, oppure di informatizzazione, digitalizzazione delle aule scolastiche, oppure alla realizzazione ex novo degli edifici scolastici. Veniamo alla missione 5, componente 2, investimento 1.1, che riguarda il sostegno alle persone vulnerabili e la prevenzione
della istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Allora, spieghiamo subito questa parola un po' complicata, istituzionalizzazione degli anziani. Allora, istituzionalizzazione degli anziani significa sostanzialmente evitare il ricovero in ospedale, quindi sostegno alle persone vulnerabili e prevenire il ricovero in ospedale degli anziani non autosufficienti che andrebbero a, come dire, occupare posti letto che invece negli ospedali servono per le persone che hanno patologie. Per cui si vara un investimento a sostegno di queste persone anziane non autosufficienti. L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte di comuni, singoli o in associazione attraverso gli ambiti sociali territoriali. Quali sono questi quattro interventi possibili? Allora, lettera A, interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità. Lettera B, interventi per una vita autonoma e per evitare il ricovero delle persone anziani. Delle persone anziane, in particolare non autosufficienti. Lettera C, interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale di queste persone. Lettera D, quindi lettera D. Interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali. Ed arriviamo alla missione 5, componente 2, investimento 1.2, percorsi di autonomia per persone con disabilità. Il progetto sarà realizzato da comuni singoli o in associazione attraverso gli ambiti sociali territoriali, coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in collaborazione con le regioni, al fine di migliorare la capacità e l'efficienza dei servizi di assistenza sociale personalizzati, focalizzati sui bisogni specifici delle persone disabili e vulnerabili e delle loro famiglie. Gli interventi saranno centrati sull'aumento dei servizi di assistenza domiciliare e sul supporto alle persone con disabilità per consentire loro di raggiungere una maggiore qualità della vita, rinnovando gli spazi domestici in base alle loro esigenze specifiche, sviluppando soluzioni domestiche, trovando nuove aree anche tramite l'assegnazione di proprietà immobiliari confiscate alle organizzazioni criminali. Inoltre, l'intervento fornirà alle persone disabili e vulnerabili dispositivi ICT, quindi dispositivi informatici e supporto per sviluppare competenze digitali, al fine di garantire loro un'indipendenza economica e la riduzione delle barriere di accesso al mercato del lavoro attraverso soluzioni di smart working. E siamo arrivati alla missione 5, componente 2, investimento 1.3, che riguarda l'housing temporaneo e le stazioni di posta. L'obiettivo dell'investimento è quello di aiutare le persone senza fissa dimora ad accedere ad una sistemazione temporanea in appartamenti per piccoli gruppi o famiglie, altresì offrendo servizi integrati volti a promuovere l'autonomia e l'integrazione sociale, e qui abbiamo una dotazione di
450 milioni di euro in totale, che ora vediamo poi come sono ripartiti fra l'housing temporaneo e le stazioni di posta. Quindi l'investimento si articola in due categorie di intervento. Il primo è l'housing temporaneo, in cui i comuni singoli o in associazione metteranno a disposizione appartamenti per singoli, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi, fino a 2 anni, ed attiveranno progetti personalizzati per singola persona e o famiglia al fine di attuare programmi di sviluppo della crescita personale, in tal modo aiutandoli a raggiungere un maggiore grado di autonomia. La dotazione per l'housing temporaneo è di 177,5 milioni di euro. La seconda tipologia di intervento sono le stazioni di posta, ovvero centri che offriranno, oltre ad un'accoglienza notturna limitata, ulteriori servizi, quali servizi sanitari, ristorazione, orientamento al lavoro, distribuzioni di beni alimentari e d'altro ancora. Le associazioni di volontariato saranno coinvolte collaborando con le amministrazioni pubbliche al fine di raggiungere una più ampia inclusione sociale. L'intervento, a fronte di risorse per 272,5 milioni di euro, comporterà azioni incentrate sull'inserimento lavorativo delle persone con il supporto dei centri per l'impiego. Quindi vedete un discorso articolato che mira sia a dare, come dire, un sostegno per poche notti a queste persone, ma anche poi un discorso di più lungo tempo, fino a 2 anni, e tutta una serie di supporti che cerchino di togliere queste persone dalla strada e di reinserirle nel tessuto sociale, anche trovandogli un lavoro, coinvolgendo il supporto dei centri per l'impiego. E siamo arrivati alla missione 5, componente 2, investimento 2.1, investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. L'investimento può riguardare diverse tipologie di azione, quali ad esempio manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti ai fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o in totale difformità del permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza, nonché il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, oppure alla promozione di attività culturali e sportive. Ancora sono previsti interventi per la mobilità sostenibile. Siamo arrivati alla missione 5, componente 2, investimento 2.2, che riguarda i piani urbani, scusate, i piani urbani integrati. L'intervento è dedicato alle periferie delle città metropolitane. Ecco, qui tornano di nuovo come target le città metropolitane, le 14 città metropolitane, per cui l'intervento è dedicato alle periferie delle città metropolitane e prevede una pianificazione urbanistica partecipata con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili,
limitando il consumo di suolo edificabile. Nelle aree metropolitane si potranno realizzare sinergie di pianificazione tra il comune principale ed i comuni limitrofi più piccoli, con l'obiettivo di ricucire il tessuto urbano ed extraurbano, colmando deficit infrastrutturali e di mobilità. Gli interventi potranno anche avvalersi della coprogettazione con il terzo settore, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio numero 117 del 2017, cosiddetto codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1,2 lettera B della legge 6 giugno 2016 numero 106, con la partecipazione di investimenti privati nella misura fino al 30%, con possibilità di far ricorso allo strumento finanziario del Fondo dei Fondi della Banca Europea per gli Investimenti. Quindi, oltre alle risorse del PNRR, è possibile anche attivare risorse BEI della Banca Europea per gli Investimenti, che ha un specifico fondo dei fondi che serve appunto a finanziare interventi di questo tipo. L'obiettivo primario è recuperare spazi urbani ed aree già esistenti allo scopo di migliorare la qualità della vita, promuovendo processi di partecipazione sociale ed imprenditoriale. I progetti dovranno restituire alle comunità un'identità attraverso la promozione di attività sociali, culturali ed economiche, con particolare attenzione agli aspetti ambientali. E quindi rimaniamo sempre sull'investimento 2.2, che prevede anche la predisposizione di programmi urbanistici partecipati di rigenerazione urbana finalizzati al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e al miglioramento dell'accessibilità e dell'intermodalità delle infrastrutture, anche allo scopo di trasformare territori metropolitani vulnerabili in territori efficienti, sostenibili e produttivi. All'interno di questo progetto sarà prevista una specifica linea di intervento riservata al recupero di soluzioni di alloggio dignitose per i lavoratori del settore agricolo e per quelli del settore industriale. Infatti, la nascita e lo sviluppo di insediamenti irregolari sono terreno fertile per l'infiltrazione di gruppi criminali, un fenomeno che contribuisce a rendere ancora più precarie le condizioni di vita dei lavoratori di questi settori. L'intervento è in esecuzione del piano strategico contro il caporalato in agricoltura e la lotta al lavoro sommerso che è stato varato nel 2020. È una parte di una più generale strategia di contrasto al lavoro sommerso che comprende anche l'aumento del numero degli ispettori del lavoro e la recente sanatoria per i lavoratori agricoli e domestici irregolari. Allora, possiamo passare alla seconda presentazione. Allora, nel frattempo provo a dare qualche prima risposta. Allora, le barriere cognitive sono sia persone che hanno deficit, quindi che hanno problemi di deficit, persone down, eccetera, o persone, per esempio, che hanno anche un divario, per esempio, le conoscenze informatiche,
se persone che non sono in grado di utilizzare un computer, che non sono in grado di collegarsi a internet. E quindi intendiamo in questo senso il superamento delle barriere cognitive. Abbiamo visto che ci sono sia interventi per piccoli comuni fino a 5.000 abitanti, la valorizzazione dei borghi storici, ma abbiamo visto che ci sono interventi per le città metropolitane. Tra l'altro nel PNRR ci sono una serie di risorse che sono state assegnate direttamente da Roma, cioè direttamente dal ministero competente alle aree metropolitane senza gara. Hanno avuto circa 200 milioni, chi un po' più di 200, chi un po' meno, però in base alle varie città metropolitane si sono avute risorse assegnate in capo alle 14 città metropolitane già di una serie di risorse senza gara, cioè senza andare ad avviso pubblico. È chiaro che il problema degli impianti di smaltimento dei rifiuti è un problema, come sappiamo, serissimo, soprattutto, dicevamo, nel centro-sud, e il PNRR cerca di fare la propria parte con una serie di risorse mirate, ripeto, soprattutto per gli impianti nel mezzogiorno. Vediamo che altro c'è. Vediamo. Va bene, direi che ci siamo. Andiamo avanti adesso con la seconda, presentazione, che riguarda l'assistenza tecnica per gli enti locali per i progetti sul PNRR. Come alcuni di voi facevano notare, come alcuni di voi diciamo facevano notare, la PA italiana si è molto indebolita per i tagli lineari. Abbiamo detto la volta scorsa che l'attuale età media è di 50,7 anni, quindi sfiora i 51 anni di età media, che significa che molte persone sono alle soglie della pensione. E una sfida di implementare 235,6 miliardi di risorse in 5 anni è sicuramente una sfida che fa tremare i polsi, e che soprattutto si abbatte su una pubblica amministrazione indebolita dalle politiche degli ultimi 4 lustri, degli ultimi 20 anni. Ecco allora che diventa fondamentale sia la velocizzazione dei percorsi di assunzione di nuovo personale attraverso le nuove procedure che non dovrebbero durare più di 3 mesi con la digitalizzazione dei concorsi, dicevo il portale INPA, e ora vediamo tutta questa panoplia, questo insieme, questa teoria di strumenti che viene messa in campo sotto forma di assistenza tecnica. E quindi andiamo a vedere nel dettaglio in questa presentazione. La nostra attenzione si focalizza sul ruolo dell'assistenza tecnica per il supporto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nelle sue molteplici modalità operative e di attivazione pratica a favore dei soggetti attuatori, perché abbiamo detto la volta scorsa che le amministrazioni centrali sono titolari delle risorse, in alcuni casi provvedono loro direttamente ad attuare gli investimenti, ma in tutta un'altra serie di casi l'attuazione avviene proprio attraverso gli enti locali. Ecco che quindi il discorso dell'assistenza tecnica è un discorso importante. Allora, scusate,
51 anni non è alla soglia della pensione, l'età media dei dipendenti pubblici è di 51 anni. Per avere un'età media di 51 significa che molti sono a 62, 63, 64 anni, cioè sono subito prima dei 65, 67 canonici per andare in pensione e che abbiamo relativamente pochi giovani intorno ai 30 anni. Nel fare la media fra questi valori, un'età media di 51 anni significa che c'è parecchia gente sopra i 51 e che quindi via via si avvicina all'età pensionabile. Chiaro che non è l'età media di 51, l'età media di 51 nel fare la media fra i giovani e le persone che stanno oltre i 51 si capisce che ci sono parecchie persone oltre i 51 alle soglie della pensione e io personalmente prima del Covid, quando ancora si girava molto più che ora, in diverse regioni italiane ho visto interi corridoi vuoti. Ho visto interi corridoi vuoti, di stanze con le scrivanie vuote, e quando ho chiesto come mai le stanze fossero vuote, mi è stato risposto da tutti colleghi, personale che è andato in pensione e che per il blocco del turnover non abbiamo potuto sostituire. E questo, come sapete, è avvenuto nelle regioni, nelle province, nei comuni, è avvenuto dappertutto nella PA. Quindi, quando dico età 51, non significa che 51 sia la soglia della pensione, ma un'età media così alta, sopra i 50 anni, significa che abbiamo un numero elevato di persone che ha le soglie poi della pensione. E quindi questi sono, diciamo, i temi che andiamo a vedere in questa seconda presentazione. E partiamo dalla norma di riferimento nazionale che è l'articolo 9,2 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77, che è stato convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, numero 108, e che prevede, diciamo, sostegno al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR. Sono destinatari le amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali tutti, quindi province e comuni. Possono avvalersi del supporto tecnico operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente a livello statale, regionale o locale, nonché da enti vigilati. E quindi ci sono, ora vedremo, il coinvolgimento di tutta una serie di soggetti, di società in house, eccetera, che potranno svolgere queste attività di supporto sul PNRR. In tale ambito è prevista l'attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo in termini di assistenza tecnica. Scusate, di assistenza tecnica e di supporto operativo all'attuazione dei progetti del piano, di cui potranno beneficiare sia le amministrazioni centrali, titolari degli interventi sul PNRR, sia le amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione dei singoli progetti o dei singoli investimenti, delle singole misure. Come specificato nel dettaglio dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, Ufficio Secondo, Ufficio 2, sappiamo che il Servizio Centrale per il PNRR, l'abbiamo detto la volta scorsa, gioca un ruolo chiave nel coordinamento di tutte le attività a valere sul PNRR. E quindi questo ufficio 2 del Servizio Centrale per il PNRR ha emanato una circolare che reca il protocollo 12144 del 22 gennaio 2022, avente ad oggetto servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di intervento e soggetti attuatori
del PNRR, quindi vedete servizi e assistenza tecnica per le amministrazioni titolari degli interventi, nonché per i soggetti attuatori del PNRR, che in questo caso siete voi, quando siete coinvolti gli enti locali come soggetti attuatori degli investimenti, delle misure, dei progetti da realizzare. L'assistenza tecnica, in base alla normativa europea, include tutte le azioni finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva del PNRR, che siano necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Come specificato dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento europeo 241 del 2021. Allora, sappiamo, ricordo, vi richiamo il fatto che il regolamento 241 del febbraio, del 12 febbraio 2021, è quello che ha istituito la Recovery and Resilience Facility, quindi il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è quello che finanzia il PNRR italiano e anche quello degli altri paesi europei. Cosa dice questo paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento? Dice che fanno parte delle attività di assistenza tecnica le attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit, di valutazione, ed in particolare studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholder, spese legate alle reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni. Quindi queste sono le classiche attività di assistenza tecnica che chi di voi ha un minimo di dimestichezza con i PORR, o con i PON, Programmi Operativi Nazionali, o con i POR, i Programmi Operativi Regionali, sa che sui fondi europei strutturali, sui fondi, chiamiamoli ordinari, cioè sui normali fondi strutturali europei, c'è sempre un asse, per esempio nel PON, Programma Operativo Regionale, c'è un asse che è chiamato appunto asse prioritario assistenza tecnica, dove ci sono le risorse dell'assistenza tecnica per assistere e aiutare l'implementazione del PORR, del Programma Operativo Regionale, o del PON, del Programma Operativo Nazionale. La scelta che è stata fatta a Bruxelles sul PNRR è diversa, cioè non si è ritenuto di ammettere le spese dell'assistenza tecnica, ma le spese sono state concentrate a Roma. Quindi sono state, per capirci, date al MEF, al Ministero dell'Economia e Finanza, alla Ragioneria Generale dello Stato, al Servizio Centrale del PNRR, che è lui che gestisce le risorse dell'assistenza tecnica. Ora vedremo con una serie di convenzioni che ha posto in essere con Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia, eccetera. E quindi queste risorse saranno gestite a Roma, al MEF. E poi l'assistenza tecnica sarà erogata ai soggetti che ne hanno bisogno. Quindi una modalità tutta affatto diversa, completamente diversa rispetto a quella dei fondi SIE, che invece vedono all'interno del programma operativo, vedono all'interno del programma operativo l'asse assistenza tecnica. Qui invece si è scelto di accorpare risorse a Roma e sarà poi Roma, ora vediamo in che modo, ad utilizzare le risorse dell'assistenza tecnica. Coprire i fabbisogni per le attività di assistenza tecnica, quindi i cui costi non sono ammissibili, quindi vedete qui la differenza rispetto ai fondi SIE, rispetto ai fondi strutturali. Quindi i costi dell'assistenza tecnica non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del PNRR, quindi è stata fatta una scelta diametralmente opposta
a quella dei fondi strutturali nei confronti delle amministrazioni centrali degli interventi e per il loro tramite delle amministrazioni territoriali in qualità di soggetti attuatori, e quindi possiamo avere soggetti attuatori che di caso in caso potranno essere le regioni, potranno essere le province, potranno essere i comuni, potranno essere città metropolitane, quindi gli enti locali e le regioni, finalizzate ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR e del Piano Nazionale Complementare, no? Del Piano Complementare, dove sono i 30,6 miliardi di euro di risorse nazionali, nonché il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, che ha stipulato uno specifico accordo con Cassa Depositi e Prestiti. Ora vedremo come il MEF, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato, attraverso il Servizio Centrale per il PNRR, ha attivato una serie di convenzioni con dei soggetti tecnici che ora vediamo, vedremo quali sono, che saranno poi quelli che erogheranno agli enti locali l'assistenza tecnica gratuitamente. Quindi si è scelta questa modalità organizzativa tutta affatto diversa, completamente diversa rispetto a quella dei fondi strutturali, dei fondi SIE. L'accordo, tra l'altro, prevede la possibilità che Cassa Depositi e Prestiti fornisca supporto ed affiancamento alle amministrazioni centrali titolari di intervento del PNRR e ai soggetti attuatori a livello territoriale nelle fasi di programmazione e attuazione delle linee di intervento e quindi degli investimenti, nonché per la progettazione ed esecuzione dei singoli progetti. Il supporto di Cassa Depositi e Prestiti si concretizzerà attraverso un piano operativo annuale definito d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, che sulla base dei fabbisogni espressi dalle singole amministrazioni individuerà le specifiche attività, le modalità, nonché i tempi e i costi del supporto tecnico operativo. Nella stessa direzione, al fine di proseguire il percorso di accompagnamento alle amministrazioni centrali, già avviato con le medesime società nella fase di predisposizione e di negoziato del piano, un accordo simile per garantire l'attuazione delle iniziative di supporto tecnico-operativo è stata realizzata anche tra la Ragioneria Generale dello Stato e Invitalia SPA. Quindi abbiamo una convenzione con Cassa Depositi e Prestiti e una convenzione con Invitalia, che tra l'altro aveva dato il suo supporto e la sua assistenza già nella fase di redazione, cioè di scrittura del PNRR, prima che poi fosse mandata a Bruxelles e fosse approvato dalla Commissione. Ciò consente di massimizzare la copertura delle esigenze di assistenza tecnica anche a livello locale in un quadro attuativo di interventi complementari a quanto verrà puntualmente definito nei piani di attività da sottoscrivere. Inoltre, è stata stipulata, sempre dalla Ragioneria Generale dello Stato per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un'ulteriore apposita convenzione con la SOGEI, che è un in-house, una società in-house del MEF, del Ministero dell'Economia, la SOGEI SPA, e studiare sviluppo SRL, anche studiare sviluppo, come sappiamo, fa capo come società in-house al MEF, ai sensi dell'articolo 7,6 del decreto legge 77 del 2021, che come sappiamo il decreto legge 77 del 2021 è il cosiddetto decreto sulla governance del PNRR, cioè il decreto al cui interno sono previsti i meccanismi di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In forza di questa convenzione saranno attivate apposite task force di esperti dedicati a fornire anch'esse supporto tecnico-specialistico alle amministrazioni centrali e territoriali per rafforzare la loro capacità tecnica ed operativa nelle attività di progettazione ed esecuzione del
degli interventi. Questa iniziativa ha titolarità sempre della Ragioneria Generale dello Stato, in aggiunta al supporto tecnico dedicato per il tramite delle convenzioni con Cassa Depositi e Prestiti di Invitalia, garantirà un'ulteriore linea di assistenza tecnica dedicata a un affiancamento in loco, quindi questi signori da Roma verranno in loco, per assistere i soggetti attuatori territoriali attraverso gruppi di esperti dedicati al superamento di criticità settoriali emergenti a livello locale. Quindi, ripeto, queste task force, questi gruppi di esperti, da queste società, Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia, Sogei, Studiare Sviluppo, si potrà richiedere tramite il Ministero l'assistenza e verranno inviati degli esperti in loco. L'attivazione delle iniziative di assistenza tecnica avverrà su richiesta delle amministrazioni centrali titolari degli interventi a valere sul PNRR, da inviare a MEF, Ragioneria Generale Stato, Servizio Centrale per il PNRR, che provvederà alla relativa istruttoria, quindi prenderà in carico queste domande. Sulla base dei fabbisogni espressi, sarà redatto uno specifico piano annuale delle attività per ciascuna delle società. Quindi, sostanzialmente, in base alle richieste che arriveranno a Roma al Servizio Centrale per il PNRR, Ufficio 2, si redigerà un piano annuale delle attività di assistenza che poi verranno espletate da Cassa Depositi e Prestiti, da Invitalia, dalla Sogei insieme con Studiare Sviluppo. Quindi vedete, sono tre linee diverse: Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia, Sogei e Studiare Sviluppo. Questa slide ci ricorda, per esempio, che la Sogei è un in-house del MEF, che è specializzata nel settore del digitale, dell'informatizzazione. Per esempio, la Sogei ha provveduto ad implementare i certificati che sono oggi tutti online. Voi sapete che vedete tutto questo elenco di certificati. Oggi, per tutti i cittadini, sono disponibili online, quindi non bisogna più andare al comune, cioè fare la fila allo sportello. Ma il Dipartimento per la trasformazione digitale, tramite la Sogei, ha provveduto, e tramite chiaramente il Ministero dell'Interno, quindi Ministero dell'Interno, Ministero Dipartimento, poi il Dipartimento per la trasformazione digitale e la Sogei hanno provveduto alla informatizzazione e digitalizzazione di tutti questi documenti, per cui oggi per questi 15 tipologie di certificato non è più necessario andare allo sportello, ma tramite lo SPID, la propria identità SPID o la propria carta d'identità elettronica, il cittadino tramite un computer può stamparsi e scaricarsi il proprio certificato. Allora, quali sono le modalità per attivare? Quali sono le modalità per attivare l'assistenza tecnica? Allora, la copertura finanziaria dei costi per le suddette attività di assistenza tecnica, che ripeto, non costituiscono un costo ammissibile nell'ambito del PNRR, ripeto, scelta completamente diversa dai fondi strutturali, scelta completamente diversa da FES-FSE, scelta completamente diversa dal meccanismo dei POR, che invece al loro interno hanno l'asse assistenza tecnica che viene utilizzato a livello regionale, eccetera. Qui invece la logica di Bruxelles è stata di non ammettere i costi di assistenza tecnica, di concentrare tutte le risorse a Roma, e sarà a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze
a valere sulle risorse che sono state allocate in un programma operativo complementare, POC, che è appunto a titolarità del MEF, della Ragioneria Generale dello Stato. Sulla base dei rendiconti presentati dalle singole società e validati dall'amministrazione beneficiaria, secondo le procedure operative che saranno definite nei piani delle attività di assistenza tecnica. Abbiamo detto che verranno redatti dei piani annuali per tutte le società che potranno erogare le attività di assistenza tecnica. Al fine di garantire la rapida finalizzazione dei piani delle attività per il 2022, nonché l'avvio operativo delle attività di supporto, le amministrazioni possono comunicare i propri fabbisogni. Quindi attenzione che questo qui è un punto importante per voi che siete interessati. Quindi le amministrazioni possono comunicare i propri fabbisogni di assistenza tecnica inviando apposita richiesta al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, ufficio 2, ufficio secondo, corredata da un modello allegato appositamente compilato, e quindi c'è un format di richiesta di attivazione dell'assistenza tecnica. Quindi voi vi prendete il format, ve lo compilate, il format, l'invio può essere anticipato via email ai seguenti indirizzi che sono segreteria PNRR chiocciolamef.gov.it, oppure c'è quest'altro indirizzo attuazione PNRR chiocciolamef.gov.it, per cui si prende il format di richiesta di assistenza tecnica, lo si compila da parte dell'ente locale e lo si manda a uno di questi due indirizzi email all'ufficio secondo del Servizio Centrale per il PNRR, ok? Presso il MEF. Per assicurare la piena complementarietà e la sinergia con le iniziative di assistenza tecnica già avviate, evitando quindi rischi di sovrapposizione, le amministrazioni richiedenti sono tenute a comunicare al Servizio Centrale per il PNRR, contestualmente alla richiesta di assistenza tecnica, tutte le eventuali ed ulteriori azioni di assistenza tecnica e o di supporto tecnico operativo di cui già usufruiscono con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Quindi, per trasparenza e per evitare sovrapposizioni, l'ente che inoltra la richiesta dovrà anche fare presente se già sta utilizzando o beneficiando, usufruendo di altre forme di sostegno, oppure a valere sulle risorse aggiuntive del programma operativo complementare in base a quanto stabilito l'articolo 9,1 del decreto legge 152 del 2021, che resteranno finanziate sulle predette disponibilità. Allora, iniziamo a vedere più nel dettaglio le attività di Cassa Depositi e Prestiti nella gestione dei fondi del PNRR. Le amministrazioni centrali e le amministrazioni locali, responsabili della realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, possono attivare quanto previsto dall'articolo 10,7 quinquies del decreto legge numero 121 del 2021, convertito con modificazioni nella legge 156 del 2021, secondo cui fino al 31 dicembre 2026, perché sappiamo che tutte le attività vanno implementate sul PNRR entro il 30 giugno 2026, ma poi gli ultimi 6 mesi servono per chiudere le rendicontazioni, per chiudere i documenti, eccetera. Quindi le amministrazioni di cui all'articolo 1,2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, numero 165, cioè tutte le amministrazioni pubbliche, ora vediamo quali sono, possono avvalersi direttamente della società Cassa Depositi e Prestiti SPA e di società ad esse direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo per la gestione di fondi e per attività queste connesse, strumentali o accessorie. Quindi, tutte le amministrazioni pubbliche, c'è l'asterisco qui, andiamo a vedere l'asterisco, eccolo qua, articolo 1,2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è stato pubblicato all'epoca in Gazzetta Ufficiale il 9 maggio 2001, numero 106 nel supplemento ordinario. Allora, questa norma ci dà la definizione di amministrazioni pubbliche. Quindi, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende, le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio e le loro associazioni delle camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, attenzione, questa è una definizione, come vedete, ampia, pervasiva, comprensiva di tutto ciò che per norma italiana si intende per amministrazioni pubbliche. Allora, tutte queste amministrazioni pubbliche possono avvalersi del supporto dell'assistenza tecnica rivolgendo domanda all'ufficio 2 del Servizio Centrale per il PNRR. Ok? I rapporti tra le parti, e quindi qua tra le parti intendiamo tra il MEF e Cassa Depositi e Prestiti, i rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta, concluse sulla base in conformità dell'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'Economia e Cassa Depositi e Prestiti. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, oppure, nel caso di attività strettamente necessarie alla realizzazione di progetti di investimento, a valere sulle risorse previste dai relativi quadri economici. Per garantire il coordinamento complessivo di tutte le attività di rafforzamento amministrativo e di supporto tecnico operativo per il PNRR e per il Piano Nazionale Complementare, le risorse nazionali del Piano Complementare, Piano Nazionale Complementare, che come sappiamo sono una parte, che costituiscono una parte delle risorse totali del PNRR. Risorse nazionali che sono confluiti, questi 30,6 miliardi che sono confluiti dal PNRR, è stato costituito un tavolo di coordinamento tra il MEF, la Ragioneria Generale dello Stato, e Cassa Depositi e Prestiti. Nell'ambito di questo tavolo di coordinamento potranno costituirsi appositi gruppi di lavoro specializzati e o task force congiunte con riferimento all'attuazione di singoli piani di attività, cui potranno partecipare rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi e degli altri organismi coinvolti nel processo di coordinamento dell'attuazione del PNRR. Quindi, gruppi di lavoro tra Ministero e Cassa Depositi e Prestiti per pianificare le attività. Inoltre,
Il Ministero dell'Economia ha intrapreso una serie di interventi per assicurare il supporto tecnico alle amministrazioni, sia centrali che territoriali, attraverso specifici accordi stipulati con le società pubbliche, per le seguenti tipologie di azioni. Quindi, assistenza tecnica per la messa in opera delle linee di intervento, con particolare riguardo a quelle che prevedono l'erogazione di finanziamenti al settore privato, ad esempio fondo dei fondi della BEI, della Banca Europea per gli Investimenti, oppure fondi di rotazione e così via. Supporto di tipo giuridico, tecnico specialistico ed anche informatico alle pubbliche amministrazioni centrali per l'avvio delle procedure di selezione dei progetti, tra questi ad esempio gli asili nido, il piano scuola 4.0, il piano per la ricerca e sviluppo sull'idrogeno, il piano per le disabilità e così via. Attraverso le amministrazioni centrali, il supporto del MEF può essere orientato anche agli enti locali per aiutarli, ad esempio, nella comprensione dei requisiti previsti dai bandi, nel formulare correttamente le candidature delle proprie proposte progettuali e così via. Inoltre è previsto il supporto alle amministrazioni centrali e anche alle amministrazioni territoriali nella predisposizione di capitolati di gara per appalti per approvvigionamento di beni, di servizi e di lavori, nonché il supporto alla progettazione e alla presentazione delle proposte progettuali in risposta a bandi e avvisi emanati, particolarmente utili per le amministrazioni locali, questo supporto tecnico. Infine, selezione di esperti per fornire supporto tecnico specialistico attraverso la messa a disposizione di apposite squadre composte, per esempio, da ingegneri, architetti e altre figure specializzate per il superamento di eventuali criticità procedurali, tecniche ed amministrative. Vi ricordo un altro discorso. Allora, qui stiamo parlando di assistenza tecnica da attivare facendo richieste, eccetera. Vi ricordo che entro il 25 maggio, quindi entro pochi giorni, oggi è il 19, quindi entro il 25 maggio, i comuni possono fare richiesta di personale per lavorare su progetti PNRR. Quindi c'è, oltre a tutto questo grande meccanismo dell'assistenza tecnica, c'è poi tutta una serie di nuove norme che sono state approvate negli ultimi 2 anni, 2021 e 2022, su reclutamenti straordinari di personale a tempo determinato per 3 anni, prorogabile comunque fino al 2026, eccetera. È una di queste tranche, perché è un processo sempre aperto, per esempio, una di queste tranche proprio a favore dei comuni si può richiedere fino al 25 maggio, si può richiedere del personale a tempo determinato per lavorare sul PNRR. Quindi chiaro che noi qui in 2 ore non possiamo abbracciare un diverso mondo di tutto quello che è uscito negli ultimi 2 anni, però vi do degli input, vi do una serie di informazioni, per cui da un lato con una mano c'è la disponibilità di tutti questi strumenti che ora finiremo di vedere sull'assistenza tecnica, con l'altra mano c'è tutta una serie di normative che sono uscite negli ultimi 2 anni per non solo semplificare le procedure concorsuali, eccetera, ma anche per, come dire, assunzioni finalizzate di personale da parte degli enti locali,
per figure che potranno lavorare 3-5 anni fino al 2026 e per esempio entro il 25 di maggio si può fare richiesta per alcune di queste figure. Quindi vi consiglio di stare molto aggiornati perché il processo normativo è continuo in uscita diciamo, in uscita è continuo. Ecco, di solito il personale va assunto per un periodo di 3 anni, ma ci sono anche casi in cui lo si può prendere per 6 mesi, per un anno. Tipicamente lo si può prendere per 3 anni e poi eventualmente prorogare fino al 2026. Diciamo, c'è un meccanismo sotto questo profilo molto elastico e soprattutto molto in via di divenire. Per cui, ripeto, ci sono le due gambe. Una è la richiesta dell'assistenza tecnica, l'altra è la possibilità di assumere personale a certe condizioni e ripeto, il 25 di maggio si chiude una di queste possibilità, ma poi se ne apriranno delle altre e poi ce ne sono alcune sempre aperte, in cui l'ente locale, in base alle sue disponibilità di bilancio, può contrattualizzare queste persone, sia, ripeto, personale a tempo determinato, sia esperti. E per gli esperti il canale privilegiato è il portale INPA, no? Come ingresso nella pubblica amministrazione, inpa.gov, dove trovate già migliaia di curricula di esperti in tutta Italia e quindi potete fare una selezione per parola chiave sui curricula di questi esperti e se avete bisogno di queste di quelle particolari professionalità, potete attivare la procedura tramite il portale INPA. Quindi vi così consiglio di tenere le antenne alzate perché siamo in un momento di grande dinamismo, cioè dopo che negli ultimi 20 anni fino al 2019 il leitmotiv, il motivo dominante era tagliare, 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 tagliare. Adesso, dal 2020, con il grande problema della pandemia, c'è stato però un effetto sponda con l'approvazione del React EU, del Next Generation EU e quindi poi del PNRR, che adesso le risorse ci sono. Capisco che proprio anche mentalmente molti di noi si sono abituati all'austerità. Cioè si sono abituati ai tagli. Ecco che allora che passare da 20 anni di tagli a 2 anni ora e fino al 2026 invece di sovrabbondanza di risorse richiede anche un cambio di paradigma mentale. Per cui, ripeto, vi esorto a tenere le antenne ben alzate perché, ripeto, sotto tutta una serie di strumenti è possibile ottenere supporto sia dal canale dell'assistenza tecnica, sia attraverso il reclutamento di personale a tempo determinato e di esperti che vi possano servire. Inoltre, è stato attivato il fondo concorsi, progettazione idee per la coesione territoriale che è stato istituito con il decreto legge 10 settembre 2021, numero 121, relativo, questo è il decreto che è stato approvato in relazione alle infrastrutture. Questo fondo rappresenta un'opportunità importante per gli enti beneficiari, che sono regioni, province, città metropolitane e comuni delle 8 regioni del Mezzogiorno più Marche Umbria, quindi riguarda 10 regioni italiane, la metà dell'Italia, sulle 21, compreso Trento e Bolzano come province autonome. Quindi noi abbiamo 10 regioni, le 8 che come sappiamo costituiscono il Mezzogiorno, quindi Mezzogiorno allargato, Abruzzo, Molise, Sardegna, più le 5 del sud classiche, più vedete in questo caso anche Marche e Umbria, che sono quelle che
Nella prossima programmazione europea dei fondi SIE sono regioni in transizione, perché come sapete tutta l'Italia ha avuto un grosso arretramento negli ultimi 20 anni rispetto alla media europea sul PIL pro capite, per cui Marche e Umbria, che prima erano regioni sopra il 100, quindi sopra la media europea, adesso si trovano in una situazione di regioni in transizione e quindi ai fini di questo decreto sono state accorpate alle 8 regioni meridionali, per cui, ripeto, per queste 10 regioni, al fine di agevolare la loro partecipazione ai bandi di gara per l'attuazione del PNRR, ma anche per l'attuazione dei fondi strutturali 21-27 e anche sui progetti a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, che come sapete sono risorse nazionali, l'FSC, Fondo Sviluppo e Coesione. È possibile accedere, tra l'altro successivamente al decreto è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi PCM 17 dicembre 2021, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2022. Vedete, tutta roba fresca, molto fresca, tutta roba molto attuale. Questo è stato pubblicato il 28 febbraio, con il quale si effettua la ripartizione del fondo per la progettazione territoriale. E il DPCM stabilisce all'articolo 5 che gli enti beneficiari devono adoperarsi per partecipare ai bandi e disporre gli affidamenti per l'intera somma assegnata entro il 18 agosto 2022. Quindi anche qui siamo in tempo fino al 18 agosto 2022 per candidarsi da parte di queste 10 regioni, degli enti locali di queste 10 regioni, su questo fondo. Concorsi, progettazione e idee per la coesione territoriale, in un fondo per progettare le opere. E quindi la scadenza, ripeto, è al 18 agosto 2022, altrimenti i contributi assegnati verranno revocati e di nuovo convogliati nella disponibilità del fondo per venire poi ridistribuiti tramite decreto del Ministro per il Sud, per il Mezzogiorno. Pertanto, come potete vedere, le risorse ci sono e sono, le risorse disponibili sono generose, ma i tempi sono stretti e i requisiti stringenti. Di conseguenza, saranno avvantaggiate tutte quelle pubbliche amministrazioni che saranno capaci di portare avanti i progetti nei tempi prestabiliti. Cioè, questa è la sfida. La sfida, come dicevate voi, è che delle strutture amministrative indebolite dalle politiche degli ultimi 20 anni si trovano di colpo alla sfida del PNRR. Quindi, tutto questo insieme di strumenti, questa teoria di strumenti, serve proprio per rafforzare le amministrazioni pubbliche, in particolare gli enti locali, per affrontare la sfida di usare tutte queste risorse in poco tempo. Altrimenti anche qui si avrà una nuova ripartizione dei contributi revocati ai primi enti assegnatari che non sono riusciti a utilizzarli e che non sono stati in grado di impiegarli in tutto in parte, per favorire altri enti che saranno rimasti in lista d'attesa. Quindi ancora una volta c'è una questione di virtù, di virtuosità, cioè chi riesce assorbe le risorse e le utilizza, chi non è in grado di farlo nei tempi ristretti, ci sono meccanismi rapidi di revoca e di riallocazione e riassegnazione delle risorse ad altri enti. I contributi di questo fondo per la progettazione coprono esclusivamente le seguenti spese, che sono messa a bando dei concorsi per la progettazione, rilievi e indagini per avviare le procedure, i costi per la pubblicazione dei bandi e i costi delle commissioni di gara. Inoltre, le attività tecnico-amministrative di supporto, incluse quelle necessarie a svolgere i concorsi in materia, scusate, in maniera telematica. Quindi anche qui, come sapete, si va verso la totale digitalizzazione delle procedure pubbliche, soprattutto sul PNRR, ormai tutto deve essere digitalizzato e tutto deve avvenire non più con il cartaceo, ma tutto deve avvenire
a livello informatico, a livello digitale. Lo vedremo, ripeto, meglio nel prossimo webinar in cui, oltre alla transizione ambientale, ci occuperemo anche della transizione digitale. Inoltre, i comuni fino a 5.000 abitanti hanno la possibilità di utilizzare i contributi anche per affidamenti diretti di progetti di fattibilità economica tecnico-economica, progetti di fattibilità tecnico-economica, purché siano conformi al codice degli appalti. L'indirizzo è quello di andare verso una gestione telematica dei concorsi di progettazione, avvalendosi anche del supporto tecnico di Consip, che svolge attività di assistenza tecnica sul PNRR in materia di appalti pubblici. Quindi vedete che per i comuni fino a 5.000 abitanti è possibile anche usare le risorse per affidamenti diretti delle progettazioni. Inoltre, ora lo vediamo, c'è sempre la possibilità di chiedere l'assistenza di Consip. Consip è l'in-house del MEF che è nata proprio con la missione di assistere le amministrazioni pubbliche nel settore degli appalti. Ora lo vediamo meglio nel dettaglio. Inoltre abbiamo quest'altra iniziativa che si chiama Piccoli in sigla, piani di intervento per le competenze, la capacità organizzativa e l'innovazione locale. Sono finanziati nell'ambito del PON Governance e capacità istituzionale e sono rivolti ai piccoli comuni. Quindi, ripeto, piani di intervento per le competenze, la capacità organizzativa e l'innovazione locale. Sono finanziati nell'ambito del PON Governance e capacità istituzionale e sono rivolti ai piccoli comuni. Questi piani finanziano con 42 milioni di euro azioni per il rafforzamento delle capacità organizzative del personale per l'adeguamento alle dinamiche di innovazione e di trasformazione digitale, nonché per la crescita della programmazione, della gestione, dell'amministrazione del territorio e dello sviluppo locale. Quindi anche qui risorse per la progettazione, in questo caso rivolte specificamente ai piccoli comuni. Ancora, vediamo ancora altri strumenti di supporto. È stata attivata la Task Force Edilizia Scolastica, in sigla TFES. Questa Task Force Edilizia Scolastica sono gruppi di lavoro finanziati nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-20 e sono costituiti da esperti ingegneri e architetti selezionati con procedure ad evidenza pubblica, con particolare expertise in materia di appalti pubblici, progettazione edilizia, in particolare scolastica, ricostruzione post-sisma a disposizione degli enti del territorio. E quindi qui vediamo una tabella diciamo, di riepilogo e vedete l'obiettivo di questo strumento è sostenere, promuovere, accompagnare secondo criteri di efficacia ed efficienza programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica attraverso l'affiancamento agli enti locali beneficiati di finanziamenti per interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica. La Task Force comprende esperti, ingegneri, architetti selezionati con procedure di evidenza pubblica con un particolare expertise in materia di appalti pubblici, progettazione edilizia, anche scolastica, nonché di ricostruzione post-sisma. Le squadre sono organizzate in gruppi di lavoro su base regionale e operano in stretta collaborazione con vari soggetti istituzionali, quindi regioni, enti locali che sono proprietari degli edifici scolastici, nonché le province, le città metropolitane, i comuni, per garantire la completa e tempestiva realizzazione degli interventi mediante incontri presso le sedi degli enti locali e sopralluoghi presso gli edifici scolastici. La Task Force fornisce un supporto operativo ai soggetti responsabili dell'attuazione al fine di fare tre cose principali che sono rilevare eventuali criticità che impediscono o rallentano la tempestiva attuazione degli interventi,
individuare possibili soluzioni per la rimozione degli ostacoli all'attuazione, infine facilitare il collegamento tra i vari livelli istituzionali. E quindi, con l'obiettivo di non sprecare alcune risorse destinate a Mezzogiorno, il Ministero per il Sud, insieme con il Ministero dell'Istruzione, sta investendo 87 milioni di euro, attenzione, in questa task force, 87 milioni di euro per 193 esperti amministrativi, giuridici, contabili, ingegneri, architetti per sostenere i comuni, città metropolitane, province, istituzioni scolastiche del Mezzogiorno e la partecipazione ai bandi per la scuola. Si tratta di una sfida impegnativa che richiede un impegno progettuale importante da parte delle amministrazioni locali per evitare che queste risorse non vengano adeguatamente o spese o peggio vadano perse, non utilizzate. Vedo in alcuni commenti che notano l'importanza delle somme. Cioè, somme di questo tipo non si sono mai viste, ma non solo non si sono mai viste sulla progettazione o sul reclutamento di tecnici, non si sono mai viste somme simili, non si sono mai viste somme simili neanche negli investimenti. E ricordavo la volta scorsa in apertura il paragone tra il PNRR e il piano Marshall. Quindi, ripeto, è una sfida epocale. Che, ripeto, dopo 20 anni di carenza di risorse, vede invece una grossa presenza di risorse. In questo caso, solo sulla progettazione e l'assistenza tecnica per l'edilizia scolastica ci sono 87 milioni di euro per gli esperti. Quindi sono cifre di tutto rispetto. E veniamo al discorso Consip, dicevo, nata con la finalità di assistere le amministrazioni pubbliche in materia di appalti. In forza dell'articolo 11,1 del decreto legge 77 del 2021, che è sempre quello sulla governance del PNRR, per il settore degli appalti pubblici, Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Realizza anche un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del sistema nazionale di e-procurement, quindi procurement informatizzato elettronico, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni in materia sempre di e-procurement. In coordinamento con le altre iniziative di supporto tecnico operative attivate. Quindi anche qui sul sito, sul portale Consip trovate anche già tutta una modulistica predisposta per il PNRR, quindi trovate contratti, accordi quadro, servizi, supporto tecnico. Anche qui andate a farvi una ricognizione sul portale Consip, dove trovate una serie di materiali relativi al PNRR e alle procedure di gara d'appalto a valere per il PNRR. Pertanto, la società di committenza nazionale Consip concorre attivamente alla realizzazione delle attività di supporto al PNRR attraverso 1. La messa a disposizione di procedure centralizzate, quindi contratti e o accordi quadro per l'acquisto di beni, servizi e forniture necessarie per attuare le progettualità del PNRR. 2. Attivazione di specifiche attività di supporto tecnico alle stazioni appaltanti delle altre amministrazioni per la messa in opera e la gestione di specifiche procedure di acquisto. 3. Attività di formazione a favore delle stazioni appaltanti in materia di procurement elettronico attraverso Itaca. Itaca fa parte di Consip e si occupa soprattutto di formazione in materia di appalti. Per assicurare il monitoraggio sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sviluppato il sistema informativo Regis. Questa è una cosa di cui abbiamo accennato la volta scorsa. Il sistema di monitoraggio richiesto da Bruxelles, perché poi dicevamo tutti i dati dell'attuazione del PNRR dovranno confluire tutti nel Regis, cioè in questo sistema informatico centralizzato gestito dal Servizio Centrale per il PNRR, che dovrà essere attivato entro il 30 giugno 2022, e sta per arrivare, diciamo, a essere reso operativo dal MEF, perché è un impegno, è una deadline che l'Italia ha sottoscritto con la Commissione europea. Quindi entro il 30 giugno diverrà operativo Regis, e questo integrerà in un'unica piattaforma i diversi sistemi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per il monitoraggio dei programmi di investimento pubblico finalizzati con risorse nazionali europee. Quindi in futuro, non solo tutta l'attuazione del PNRR, ma addirittura, per esempio, la nuova programmazione 21-27, tutti i dati alla fine dovranno confluire nel Regis, perché diventerà il sistema di monitoraggio non solo di tutte le risorse del PNRR, ma anche di tutti i programmi di investimento pubblico, quindi anche di altro tipo, anche sulle risorse nazionali, anche sulla programmazione dei fondi SIE 2021-2027. Quindi attenzione al discorso del Regis, che è un discorso importante. Pertanto, il sistema Regis mira ad essere il sistema unico centralizzato dove sono registrati tutti i dati di programmazione ed attuazione non solo del PNRR, ma anche degli altri interventi cofinanziati da fondi europei e nazionali. Potrà essere utilizzato da tutte le amministrazioni pubbliche che gestiscono programmi di investimento sia a livello centrale che a livello territoriale. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta fornendo assistenza alle amministrazioni per l'adozione del sistema Regis e per il suo corretto utilizzo operativo. Quindi è il MEF, tramite la Ragioneria Generale dello Stato, tramite il Servizio Centrale per il PNRR, che fornirà tutta l'assistenza tecnica sia ai ministeri centrali sia a tutte le altre amministrazioni pubbliche per poter utilizzare Regis, quindi il sistema ormai centralizzato che si avvierà a essere unico, questo sistema Regis, attivando anche qui delle task force specialistiche dedicate che assistono le amministrazioni pubbliche con attività di tutoraggio per garantire un completo popolamento del database, cioè per aiutare tutte le amministrazioni, incluso le amministrazioni locali, poi a poter popolare il sistema Regis con tutti i dati che sono richiesti. Per assicurare una piena integrazione, Regis sarà interoperabile con i seguenti sistemi. Allora, intanto sarà interoperabile con il sistema CUP, che è il codice unico di progetto, come sapete, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Interministeriale per la Programmazione Economica, quindi il DIPE, che attribuisce i codici che identificano in maniera univoca i singoli progetti degli investimenti pubblici, facilitando l'individuazione di eventuali casistiche di doppio finanziamento. Quindi Regis dialoga con il sistema CUP, dovrà dialogare anche con il sistema SIMAG di ANAC, quindi della Autorità Nazionale Anticorruzione, dove vengono registrati in maniera univoca i codici di tutti i contratti pubblici delle amministrazioni, anche territoriali, garantendo il controllo, scusate, sulle imprese che partecipano a procedure di evidenza pubblica, tutte le gare d'appalto, tutte le gare pubbliche. Anche qui il sistema Regis dialogherà con il sistema informativo SIMOG dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, ripeto, ha tutti i dati delle aziende che partecipano alle gare pubbliche. Inoltre, Regis dialogherà anche con il sistema della fatturazione elettronica,
attraverso cui vengono emesse e registrate le fatture di tutte le imprese che erogano beni e servizi in favore delle pubbliche amministrazioni e che ricevono quindi pagamenti dalle amministrazioni pubbliche, anche territoriali. Infine, Regis dovrà dialogare anche con la banca dati delle amministrazioni pubbliche, BDAP, che contiene i dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, nonché le loro spese di investimento. Ok, quindi vedete che la finalità è sussumere, comprendere in un unico sistema Regis, facendolo dialogare con tutte queste banche dati nazionali e quindi che diventerà il Regis l'unico sistema di monitoraggio nazionale, ripeto, sia per i fondi europei che per le risorse nazionali. A questo punto usiamo questi ultimissimi minuti per dire alcune cose che sono. Allora, a tutta una serie di domande ho risposto, come dire, strada facendo. Qui voglio dire che per chi di voi voglia approfondire gli importi dei singoli investimenti, dato che, come di 2 ore sono poche per metterci tutto dentro, trovate su Linea Amica Digitale, sul portale, trovate tutte le informazioni. Quindi se uno, per esempio, un singolo investimento vuole sapere quant'è l'ammontare nel PNRR di quell'investimento, lo trovate sul portale di Amica Digital, oppure se volete in alternativa lo trovate anche su Italia Domani. Italia Domani è il portale sul PNRR che fa capo al MEF, al Ministero dell'Economia e Finanza, e quindi sia su Linea Amica Digitale che su Italia Domani trovate i singoli importi come dei singoli investimenti. Vi ricordo che tutta una serie di bandi e di avvisi sono attualmente aperti a favore delle amministrazioni locali. Una serie di questi li vediamo giovedì prossimo nel seminario del webinar del 29. Vedremo giovedì prossimo, per esempio, i bandi aperti che ci sono anche sull'ambiente, quindi sulla transizione ambientale e soprattutto sulla transizione digitale. Attualmente c'è tutta una serie di avvisi pubblici, di bandi aperti a favore delle amministrazioni locali che sono tuttora aperti, li vediamo giovedì prossimo. Quindi, ancora una volta, da parte mia, e mi avvio in chiusura di questo webinar, un'esortazione a tenere le antenne ben aperte perché, ripeto, è un fluido continuo, c'è un fluido continuo di informazioni, di avvisi, per cui esorto tutti a prestare particolare attenzione. Esorto anche tutti a usare questi strumenti. Avete visto che basta mandare un'email per richiedere l'assistenza, loro poi vi ricontattano e vi dicono le procedure. C'è un format, ma potete anche mandare l'email per farvi mandare il format da loro, dal Servizio Centrale per il PNRR Ufficio 2. Per cui non vi tirate indietro, non vi demoralizzate. La sfida è importante, la sfida può fare tremare i polsi, ma ripeto, c'è tutto un insieme di strumenti che ci aiutano e che ci supportano. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione, do la parola a Barbara per la chiusura e ci vediamo giovedì prossimo alle 9:30. Ancora grazie per l'attenzione. Grazie mille Vito, a te devo dire, a tutti quanti, a te per essere andato con un incontro così denso di contenuti complessi e di grandissima attualità. Grazie anche per aver rinunciato alla pausa, ma oggettivamente erano contenuti difficili da interrompere, quindi sicuramente questo ci ha consentito di arrivare a questo punto con una visione d'insieme sicuramente utile, efficace. Grazie per tutti anche i risvolti pratici che ci hai dato, grazie davvero. L'appuntamento lo ricordavi, lo ricordo anche io, è per giovedì prossimo 26 maggio alle ore 9:30, sempre con l'avvocato Vito Vacca,
per andare a parlare delle transizioni gemelle, transizione ecologica e digitale, quindi proseguire il nostro viaggio nel PNRR. Grazie davvero ancora a tutti, una buona giornata. Arrivederci.